Ciao a tutti da Modrak, bentornati qui su Eurotrack Simulator. Si sta espandendo qua il convoglio, guardate qui quanti siete. Oggi non c'è solo la Podtrack Trasporti, ma abbiamo anche gli amici di Logis, Ob Ship Ita, The Team Legend, che se non sbaglio è il nostro mitico Devix, giusto? E tra l'altro abbiamo anche il nostro mitico ucraino, che sempre gestisce a distanza tutto quanto. Ragazzi, purtroppo ha, diciamo, qualche problema di connessione internet, e quindi giustamente preferisce coordinare magari dove può attraverso il microfono. Perché lui ci coordinerà. Oggi da dove partiamo, David? Oggi partiamo nel territorio della baguette e arriviamo nel territorio dei fiori, dei tulipani e dei mulini. Reims, Amsterdam. Oh, Reims, ragazzi. Io adesso sono uscito della Podtrack, però non sta uscendo nessuno. L'ordine teoricamente era Poderac, Podtrack e poi la logistica... Ho detto, in attesa del nuovo man, prendiamo il Renault Range T, che... bello carino, dai, poverino. Sfruttiamolo ogni tanto, nessuno lo prende, lo prendo io. E dopo l'altra volta abbiamo fatto il disastro col DAF. Sì, no, il DAF... sì, è un pochino instabile. Oh, magari mi ribalto lo stesso anche oggi, scommettete qui nei commenti. Poderac si ribalterà oppure no? Secondo te, David, ci ribalteremo oggi? Almeno io mi ribalterò? Ma speriamo anche di no. Speriamo anche di no. Io... più probabile che venga fatto l'incidente in Belgio che il ribaltamento, perché okay, ci sono poche curve. Dacci un'anticipazione sulla strada, sarà una strada autostradale, sarà una strada... Allora, il primo tratto sarà strada normale, poi per il resto del percorso sarà tutta autostrada. Ok, ok, quindi abbiamo un piccolo tratto anche di autostrada. In realtà è il tratto iniziale e poi la maggior parte è autostrada. Ok, io sto andando piano perché così le aspetto tutti che escono. Uno ha scritto, Xia ha scritto, ma perché non ho lag? Mo se la guffa, Mo minimo salterà in aria. Praticamente farà kaboom. Kaboom, io ho visto che più o meno stanno uscendo tutti, più o meno. Sì, con calma, sto vedendo anche dalla posizione dei giocatori che stanno già tutti usciti. Ok, sono tutti usciti? Posso accelerare un pochettino, dai. Tutti usciti della lì, aspetta quelli ancora un paio della Logis, che magari saranno appena usciti, dovranno iniziare a uscire anche loro, poveri loro. Ah, non sono usciti ancora? In teoria sì, perché comunque ha appena finito la vostra, okay. La tua, la potra. Io aspetto, tranquillo, sto andando a 35, così andiamo piano piano e poi... No, puoi accelerare anche a 50, così okay. Intanto così. Comunque io vi ricordo a tutti coloro che vorranno partecipare a questi convoi nazionali, che potete entrare nel Discord. Se fate parte anche di un'altra azienda, come vedete, nessun problema. Anzi, io voglio che più aziende ci sono, meglio è. Non per forza la Podtrack. Anzi, se siete la Podtrack, avete anche, diciamo, tutti i log, insomma, sul Discord. Ma giustamente, se magari non volete tutti nella Podtrack, c'è ad esempio la Logis, c'è la Team Legend, che queste sono, tra l'altro, ce ne sono tante, ma sono anche quelle più grandi, queste qui, le migliori, insomma, Team Legend, la Logis, la Podtrack, la migliore. Io sono modesto, dai, non dico una delle tante siamo noi, dai, giusto, bisogna essere modesti. Bisogna essere tutti quanti, c'è libera scelta. Siamo una community, siamo una nazione unita noi, non c'è competizione da noi. Vorrei, insomma, far scorrere un po', diciamo, il convoglio. Non dico per rimanere ultimo, ma per rimanere ultimo, così vediamo chi c'è. Io ti consiglio di far passare tutti quanti quando sei già in autostrada, perché sulla strada normale è pieno di curve ed è troppo pericoloso. Magari sì, effettivamente, un po' a costo vedi tutte le curve e vado a fare i frontali. E io sto vedendo qua, è un bel trenino quello che abbiamo dietro. E poi il punto è nella strada normale, se arrivi uno dall'altro senso, fate un frontale che non finisce più. E poi il ban chi se lo becca? Quello, il ban, diciamo, per chi non lo sapesse, io ne ho già tre acquisiti tutti nel 2017. Ma c'è qualche snitch, no, non sono ban, dici, oh, meritati, cioè sì, nel senso relativamente meritati.
Oddio! C'è uno che ci ha visto, si è... tipo. comunque, cosa hanno fatto? C'è qualcuno che ha preso le clip dai miei stessi video e il ban è per il mio stesso video, ok? Bellissimo. Ovviamente. Poi abbiamo l'episodio di Nick, che quello è esatto, più esatto. C'è anche un episodio di Nick e... hanno preso da lì le clip per bannarmi. Poi, per fortuna, non l'hanno più fatto, anche perché... si sa, cioè, siamo... diciamo in goliardia qui, non è che erano fatti veramente per danneggiare i giocatori, insomma. Poi ricordi, poi vabbè, se andiamo sulla famosa strada tra Calais e Duisburg, lì praticamente gli incidenti fatti apposta è l'ordine del giorno. Ah beh sì, certo, assolutamente, lì... E soprattutto ci passiamo proprio, la incrociate come strada nel percorso. Non la incrociamo? Sì, la incrociate. Ah, ok, la incrociamo. Per adesso, però siamo gli unici. Gli unici che stanno un po' riempiendo le strade, perché per il momento è tutto tranquillo. No, no, ma molti fanno sempre quella stradina, perché comunque lì è pieno di youtuber e di altro genere, quindi questa stradina? Sempre... No, no, l'altra, quella che praticamente da Calais va a Duisburg. Ah, ok. Allora, io direi, se non è un problema per quel... Io spero che chi c'è dietro mi sta sentendo in questo momento. Se potete superarmi al... No, tra un po' avete l'uscita da svoltare a sinistra, quindi se aspettate ancora un pochino che tra poco entrate in autostrada e poi lì siete a posto. Ah, ok. Ah, beh, allora aspettiamo l'autostrada, dai. Aspettiamo l'autostrada per fare le nostre sfilate, come... come voleva perché fare comunque te. Quando vedono i convogli grossi state attenti, perché c'è gente che... ci sono gli admin che guardano quando ci sono grandi movimenti di camion. Dicono che cacchio è, che chi è questo? Sto gonnuoto qua che sta occupando gli slot nel server. Comunque il bestiame è molto bello, eh. Molto bello. Comunque finalmente metteranno anche lì quei rimorchi del bestiame nel prossimo, esatto, update. Esatto, nel prossimo update avremo Trieste. Avremo i rimorchi tank acquistabili. Avremo forse anche il DLC, quello dei cammelli. Ho visto che hanno messo sto spoiler. Il DLC dei cammelli forse nella 1.48. O 1.48 o 1.40. Sì, 1.48 probabile. Io spero veramente. Se non mi mettete il man, io non so. Veramente. Vado a giocare poi... a on the road. Vado a giocare. No, scherzo. Chi è questo? Poi un'altra cosa, praticamente rifaranno tre nuove città in Germania, quindi un 1.47 sarà un contenuto abbastanza grosso, anche alla 1.48, perché rifaranno la città di Stoccarda, Francoforte ed Erfurt. Ok, ok. Oh, sì, ho visto anche la Svizzera stanno rifacendo, mi sembra. La Svizzera nel 1.48 faranno. Ok. Oddio, si è un po' staccato il mio convoglio, qua. Vedo, siamo in tre, gli altri sono molto indietro, è possibile? Risulta, navighetto. Probabile che qualcuno è andato molto indietro e vi hanno un po' persi lungo la strada. Ok, io sto entrando in questo momento in autostrada. Io, raga, vi dico di sorpassarmi se potete. Chi mi sente? Oddio, c'è un incrocio qua di camion. Ecco Michael Cabri, chiede di poter entrare nel relatore per poter parlare. Ok, adesso lo facciamo parlare. Sto un attimo vedendo perché c'è stato un piccolo incrocio di convoi. E raga, se riuscite a sorpassarmi, così vi facciamo vedere anche i vostri campi. Eccolo, Levin Games. Ah no, ma questi... eccoli qua. Li sto vedendo in questo momento. Raga, sorpassate pure, così vediamo anche un po'... tutti i ca... oh, scusatemi, stavo per invadere la corsia. Hai ragione, scusami. C'è Michael che sta richiedendo di entrare perché forse non gli è partito il coso. Ok, aspetta, alt tab. No, ci siamo. C'è stato un attimo... dietro c'è stato un incidente. Sì? Poi c'era stato uno col doppio che bloccava. Però ci siamo. Ok, sì sì, vi sto vedendo passare tutti quanti. Scusatemi, attenti a Poder, anche che è un po'... Ciao Davide! Sì, li ho avvisati i colleghi. Ciao Robert! Oh Caruro, mitico, sempre presente! Aperti! Penso ci sono tu, sono l'ultimo? Adesso, o ce n'è ancora qualcuno? Adesso David, attento che non sono più io capolista,
Il problema è capire chi. Vabbè, adesso. Prova a indovinare nella mischia. Cioè. Comunque sì, ho avuto la possibilità di assaggiare alcune cose del nuovo Mantigix con una Sì. versione tipo experimental Hero Track, che tramite uno che conosco mi ha dato una chiave di accesso che non posso darla a Ma nessuno. dalla Poderak! Non posso darla, mi dispiace, perché se scoprono mi fanno un culo che non finisce più ed è una figata enorme. Cioè, ma quindi tu nel video lo stai dicendo, però. No, per informare posso, Ok, però. ok. Quindi, e cosa, come, dai, dici qualche parere a freddo. Cosa hai visto di questo? Livree sono molto sportiveggianti, sono molto Ah. da. E a me piace quello, appunto, del nuovo Man, ecco perché lo adoro. Ovviamente di sicuro ho fatto anche le prove in salita e prove in discesa, tira che un mulo. Poi, cioè, io per dire, adesso oggi ho preso il Renault, ma ho visto che c'ha tante di quelle livree che ero indeciso di scegliere quale quello acquistare. Quella del Renault c'è quelli lì del DLC che sono una bomba anche quelle, praticamente sono fatte molto bene. Il Renault è stato il penultimo camion ad essere aggiunto prima del DAF. Infatti è anche lui uno degli ultimi arrivati. Ok, adesso ho superato il mitico Karuro. Posso rientrare, Karuro? Non mi bannare. Ok. Non mi tamponare più che bannare. Ogni incidente è come un rischio in quella zona. Oh, ma quanto tirano alla Logis? Oh, io sto a 110 qua, non tira. Non li prendo, No, no. Noi il massimo 100. Ah, Non di più. Se ok. no, Traxbook, addio. Ok, mettiamo la freccia che stiamo facendo il sorpasso. Bello lo Scania, bravo. Bello lo Scania. Poi chi abbiamo più avanti? Vediamo. Abbiamo OBS Ship, Robert, il mitico Robert. Poi chi abbiamo qua? Comunque adesso le Team corsie Legend. diventeranno di 2 a 3, quindi così avete molto più spazio. Denshin 29 e Nuggets. Nuggets però è un po' criminal. Senza rimorchi. Ah, è nel Discord anche. Ciao Nuggets. Un colpo di clacson per te. Però è educato Nuggets. Bravo, Nuggets c'era anche nell'altro convoglio. Posso entrare Nuggets? Sì, posso entrare. Comunque riferendosi all'Austria, molti di quei posti sono proprio ripresi in scala 1.1 in alcuni punti della città. Addirittura. Ma lo sai a me cosa non mi piace di Eurotruck? Che non ci sono, per esempio a Parigi non c'è la Torre Eiffel, a Roma non c'è il Colosseo. Purtroppo quelli lì sono state fatte in versioni molto più vecchie, quindi non c'era ancora quel tipo di avanzamento tecnologico per poterlo fare. No, io pensavo addirittura al copyright dei monumenti, no? Boh, non lo so, magari c'è il copyright. Cioè, tu non. No, Sì, perché se hanno messo. in effetti un copyright c'è sulla Torre Eiffel. Ok. Effettivamente, Per esempio, anche alle grotte di Castellana, io mi ricordo quando sono andato, ero lì pronto con la mia Insta360 a fare tutte le belle foto e video. Sono arrivato lì e mi hanno detto, ragazzi, non si possono fare foto, video, copyright. Vi denunciamo tutti se fate foto e video. E là, che cavolo ho fatto venire? Vabbè, c'è lui. almeno le foto potevi fartele per tenere per ricordo, che è un po' ridicolo. Sì, no, c'era una stanza solo che dove potevi fare le foto e i video. In realtà, quando ci sono stato io, sai cosa ho fatto? Me ne sono Sì? fregato altamente, glielo ho Sì. fatti gli assist. No, no, ma le puoi fare, non è che non le puoi fare, è che non le puoi pubblicare. A me cosa me ne frega di pubblicare? Io voglio tenermele per Sì, poi, ricordo, questo è il punto. sì, no, appunto, ma il problema è che molti le pubblicano e quindi. Per esempio, se io avessi fatto il video con la 360 alle grotte, praticamente lo pubblicavo su YouTube e la gente. Avviso, avviso, gente, signori, se state per incrociare la strada famosa della Calais Duisburg, Oh, qui c'è un'auto. che non sono io. Ok. C'è un altro convoglio più avanti. Ma Salvo è il primo? Comunque a quello svincolo che arriverete dove c'è la famosa strada, dovete tirare entrambe le volte dritto. Ma che tu sappia, chi è il primo nel convoglio? Beh, non me li segna, mi sta solo segnando Caruro. A questo punto direttamente è andata ad Asse da me, fate lì la Nuggets, foto metti le finale. quattro frecce per sicurezza. Boh, io l'ho fatto. Adesso si è fermato. Mi stiamo aspettando. Ok, ho visto che sono arrivati alcuni dei vostri. Se volete, se no andiamo direttamente allo scarico, tanto. Ah, Ma cambiamo. eccoli lì, siete arrivati tutti. Ormai sì, dai. Ci vediamo direttamente allo scarico a sto Dai, ci punto. vediamo allo 8 km. scarico.
Sì. Ci vediamo allo scarico, dai. Sto giro è andata bene, poi soprattutto la strada era dritta. Allora, non dire, come si dice? Finché non abbiamo scaricato non posso dire nulla. Esatto, finché non vedi scaricato, non dire niente. Mi dico Emiliano, guarda che belli, c'hanno la bella schiena loro. Alla Podtrack ancora non abbiamo obbligato la skin. Dovremmo mettere una verde. Io pensavo allo stile. Se vuoi dopo te la faccio più avanti. Una figa. Ho sentito. Una bella livrea, ecco. Ah, ok. Ah, inteso. Ok, no, scusami. Sì. Una skin figa. Una skin figa, avevo capito qualcos'altro. Comunque io ho pensato una cosa tipo tra verde e nero. Sì. E poi con le ruote con la bandiera italiana. Può essere una bella idea, dai. Se vuoi dopo ci provo a fare un tentativo, perché io comunque li leverei e ci metto a fare tanti tentativi. Magari dopo te ne mostro una e vedi quale ti piace di più. Va bene. Oh Nuggets, mi raccomando, mi fido di te. Nella Logis quanti siete come membri? In totale in Trax? Una quarantina. Di, ciao XD. Comunque, ormai è finito anche il mese di febbraio e si vedranno i risultati. Oh, dobbiamo vedere chi è stato il più bravo questo mese. Dai, dici un po' di statistiche sui top 5. Allora, io alla mia posizione sono stato undicesimo. Vai a vedere i top 5, i primi 5 che hanno fatto più chilometri nella Podtrack in questo mese. Io ci scommetto. Allora. Martino 5 sicuro. Daniele. Allora, aspetta, colleghi, andiamo su colleghi. Attenzione, cambiato tutto. Allora, primo posto. C'è J. Alex con 95.000 km. Non c'è Martino 5, attenzione. No. Secondo posto, Daniele 22 con 50. Ok, Daniele mantiene le posizioni. Ok. Martino 5, terza posizione. Vedi che c'è. Quarto posto, Caruro. Oh, Caruro, bravo Caruro, è da un po' che sta iniziando a macinare un botto dei chilometri. Quinto posto, France Gaming. French Gamer anche, bravo. E sesto, possiamo citarlo, Nicky Sporchi. Nicky Sporchi è arrivato all'ultimo momento, ma già sta macinando. Ecco chi manca oggi. Mitico. Oh, oggi manca un po' di gente. Manca Frank. Oh, siamo di più, però mancano Frank, manca Nicky. Ogni tanto ci sono un cambiamento di persone. Vabbè, dai, ogni tanto ci sta. Oh, cioè, è arrivato Salvo. Ok, guarda lì, loro si sono già posizionati. Il nostro podio è 38esimo. 38esimo? Non è collision. 38esimo, incredibile. Puoi vedere è che... andato tutto liscio. Tutto liscio, questo convoglio, tranquillo. Non togliere il saluto a nessuno. Una mega inquadratura da fuori per tutti. Sia a sinistra, a destra, in mezzo. Oh, ciao Salvo, sei arrivato. Ringrazio tutti per aver partecipato al mega convoglio, anche alla Logis che è voluta venire a integrarsi insieme alla Podtrack. Mi raccomando, lasciate mi piace, vi aspetto al prossimo convoglio che sarà a marzo. Prossimo marzo. Vediamo. Prossimo sabato di marzo, magari tra due sabati, vediamo più o meno i tempi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!